Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la giornata della memoria, oggi 27 gennaio, per commemorare le vittime dell'Olocausto. Facciamo il punto sulla situazione vaccini. Continuano le polemiche per quanto riguarda la distribuzione delle dosi. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, dove i dati restano stabili. In chiusura la crisi delle attività commerciali a Torre del Greco. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto la denuncia dei ristoratori torresi. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Una data per non dimenticare, per conservare la tragica testimonianza degli anni in cui la persecuzione agli ebrei la faceva da padrone in Europa. Oggi, 27 gennaio, ricorre la giornata della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. 76 anni fa, le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, rendendo noti a tutto il mondo gli orrori delle persecuzioni. Ricordare è un'espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà. Ricordare è condizione per un futuro migliore di pace e di fraternità. Questo è il messaggio di Papa Francesco, che negli scorsi anni non ha mancato occasione per fare visita a ciò che rimane dei campi di concentramento. Ricordare, continua il Pontefice, è anche stare attenti perché queste cose possono succedere un'altra volta, cominciando dalle proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo a distruggere un popolo e l'umanità. Quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo, riprende le parole di George Satanaia Giuseppe Conte, affermando inoltre che il ricordo è l'unico vaccino contro i complottismi. Il premier dimissionario è presente al Palazzo del Quirinale, dove si tengono le celebrazioni ufficiali della giornata. Partecipe anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale afferma che ricordare esprime un dovere di civiltà. Un ricordo necessario per contrastare gli accenni di negazionismo che negli ultimi tempi sembrerebbero essere aumentati in maniera preoccupante. Numerose sono le testimonianze e le persone che ancora oggi portano il segno di una delle epoche più oscure per la nostra umanità, un patrimonio da salvaguardare oggi e non solo, per evitare che in futuro si ripetano crimini di tale portata. Le aziende farmaceutiche continuano ad essere sotto l'occhio del ciclone. Le polemiche sono concentrate sul piano distribuzione dei vaccini, che, secondo i paesi firmatari dei vari accordi, non rispettano le condizioni prestabilite. L'attenzione dell'Unione Europea è volta in queste ore ad AstraZeneca, casa farmaceutica al centro delle polemiche per i ritardi nelle consegne. In particolare Bruxelles contesta le dichiarazioni del CEO dell'azienda, il quale ha rivelato che non sussiste alcun obbligo verso l'Unione Europea. Parole che creano malumori e che spingono a chiedere lo svincolo della clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. In giornata è prevista una riunione del comitato direttivo sui vaccini, in cui si insisterà sulla consegna delle dosi. Intanto il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden accelera sulla distribuzione dei farmaci. Il leader americano annuncia una serie di nuove iniziative da tempo di guerra contro il Covid. La prima è l'intenzione di ordinare ulteriori 200 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna, portando così a 600 milioni il totale rispetto agli attuali 400 milioni. Tra le nazioni più virtuose a livello internazionale spunta Israele. Gli ultimi dati relativi al contagio rispecchiano un calo di ricoveri negli ospedali nazionali, con un decremento rilevante dei ricoveri in ospedale degli ultrasessantenni. Novità anche nel nostro paese. Lo Stato italiano, annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza, entra con capitale pubblico in Reitera, l'azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino anti-Covid. Secondo il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, alcuni milioni di dosi del vaccino dell'azienda potranno essere somministrate da settembre.
Numeri in calo si registrano in queste ore nella regione Campania. Sono 976 i positivi attestati nella giornata del 26 gennaio, con il rapporto positivi tamponi dell'8,53%. Calano anche i numeri relativi alla disponibilità dei posti letti, con 101 unità occupate su 656 disponibili, mentre un lieve aumento si registra nel report dei posti letto per ricoverati, con 1.470 posti occupati, più 15 rispetto al giorno precedente, su 3.160 disponibili. Sono 32 i nuovi positivi e 22 le guarigioni dichiarate ieri nella città di Torre del Greco, nel consueto aggiornamento del centro operativo comunale. Sale a 2.645 il totale dei guariti da inizio pandemia, mentre resta invariato il numero dei decessi pari a 87. A Torre Annunziata constatati nuovi 38 casi di contagio, a fronte di nuovi 12 guarigioni. Sale a 473 il numero di cittadini attualmente positivi, 461 posti in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Numeri stabili anche nel comune di San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno informa che i positivi sono ad oggi 144, quindi 15 in più dal 22 gennaio, quando il dato era fermo a 129. Rispetto alle scorse settimane, continua il primo cittadino, attualmente il contagio sta rallentando soprattutto grazie alle prime guarigioni di massa, registrate nel fine settimana. In controtendenza, invece, i dati del comune di Boscoreale. Negli ultimi giorni, spiega il sindaco Antonio Diplomatico, stiamo notando anche che sta salendo l'indice di contagio, che è di gran lunga superiore alla media regionale. Preoccupante anche l'incremento di positivi tra i ragazzi e gli scolari, che ha portato a chiudere fino al 31 gennaio il plesso scolastico di Santa Maria Salome e a mettere in quarantena, sempre fino al 31 gennaio, una classe della scuola primaria del plesso Sette Termini. Siamo qui con Carlo Esposito, socio fondatore dell'associazione Sviluppo Area Porto di Torre del Greco, per parlare della situazione degli esercizi commerciali alla luce delle chiusure di questi mesi. Com'è la situazione? La situazione purtroppo è tragica, perché chiaramente noi la sera siamo chiusi, noi diciamo questa attività, le attività che sono nate ultimamente lavoravano soltanto la sera. È chiaro che come ristorazione hanno riaperto nelle zone gialle a pranzo, ma purtroppo per noi significa rimanere ancora chiusi, perché ovviamente a pranzo noi è una zona dove non è frequentata da persone che possono venire a pranzo, quindi diventa continua una chiusura totale per quanto riguarda le attività. E quindi praticamente quelli che sono i sostentamenti dello Stato, quando arrivano, perché non arrivano sempre, sono insufficienti a sostenere le spese che abbiamo. Ovviamente ci sono i problemi dei fitti, perché chiaramente i proprietari vogliono comunque essere pagati, e poi ci sono le utenze. Fortunatamente il personale in cassa integrazione, anche se di un valore abbastanza modesto, perché la cassa integrazione non copre l'intero importo che loro percepivano, quindi siamo in notevole difficoltà da un punto di vista governativo. Per quanto riguarda l'amministrazione locale, hanno fatto timidi accenni di aiuto, ma praticamente nulla. Stiamo aspettando che si insediano i nuovi assessori per poter riprendere le trattative a un tavolo che abbiamo creato per le attività produttive e per cercare di trovare una soluzione non di regalie o omaggi, ma di affrontare quelle che sono le argomentazioni relative alla tassa della spazzatura, occupazione di suolo pubblico, tutte quelle che sono le incombenze che noi pagavamo normalmente quando eravamo in attività piena. Qual è la risposta della clientela con le misure attualmente in vigore per la zona gialla? Ci contattano pensando che poi la sera si possa venire a cena, ma sostanzialmente spieghiamo loro che non si può per via degli impegni, diciamo, degli obblighi governativi. Che risposta si aspetta dalle istituzioni a questo punto? Innanzitutto sembrerebbe che stemperebbe, adesso il governo è caduto, quindi non sappiamo che cosa succederà, che c'era un nuovo ristoro più significativo, perché teneva conto del fatturato dell'anno scorso, che praticamente per quanto ci riguarda è stato più che dimezzato rispetto all'anno precedente, quindi doveva essere un ristoro più calzante a quelle che sono effettivamente le nostre problematiche. Dall'amministrazione ci aspettiamo ovviamente anche loro, insomma, la loro parte, perché sono tutti vicini e solidari, però poi in pratica a noi non ci arriva nulla
da un punto di vista, voglio dire, di aiuti. Una situazione che vede soffrire non soltanto i proprietari, i gestori di questi esercizi commerciali, una situazione che vede soffrire l'intero indotto del settore. Certo. Chiaramente noi ci serviamo di fornitori sia per tutte quelle che sono le, diciamo, i prodotti che noi acquistiamo, quindi carne, verdura, bibite, birre e quant'altro, quindi praticamente a cascata l'indotto dell'attività è interrotto, quindi sostanzialmente noi abbiamo una sofferenza, come dire, primaria, loro hanno una sofferenza secondaria. Un appello che vuole lanciare? L'appello è questo, praticamente noi stiamo in sofferenza, non vogliamo piangere perché non, cioè siamo imprenditori, quindi siamo consapevoli che l'imprenditore investe con dei rischi. La pandemia non rientra nei rischi, quindi questa causa deve essere in qualche maniera diciamo, risolta sia dal governo centrale che dalle amministrazioni locali. Quindi l'appello è dateci una mano perché sostanzialmente di questo abbiamo bisogno. Qual è la situazione degli esercizi commerciali della zona alla luce delle chiusure di questi giorni e di questi mesi? Allora, noi in questo momento, anche se ci troviamo in fascia gialla, la situazione rimane critica perché siamo una zona di movida, dovremmo essere aperti dopo le 18. Ci stiamo provando, io sono una di quelle che ci ha provato a reinventarsi sia con l'asporto, la consegna e ad aprire a pranzo. In questo momento storico aprire tutti i giorni della settimana a pranzo in una zona di movida dove la zona è serale, il nostro cliente non riesce a raggiungerci. Non siamo una cittadina come Napoli dove ci sono tanti uffici e abbiamo la possibilità di lavorare. Quindi quel poco che si riesce a fare nel fine settimana non aiuta come dovrebbe, anche perché poi le spese ci sono. Riprendere i dipendenti dalla cassa integrazione per farli lavorare quei pochi giorni non compensano le entrate. Qual è la sua proposta alle istituzioni per ovviare a questo tipo di problematiche? Anziché restringere gli orari di lavoro, sarebbe giusto allungarli in modo da poter stare comunque al sicuro nei locali, perché come uno si siede a pranzo ci si può sedere la sera, e quindi magari o alternare l'apertura dei locali e dare un po' di respiro a tutti anche la sera sarebbe preferibile, o semplicemente non restringere, allungando l'orario di lavoro c'è la possibilità di far sedere meno persone ma più spesso. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo i nostri contatti utili, l'email redazione@tvcity.it o il numero di telefono 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.